Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Qualche mese fa ho portato qua sul canale la recensione e la prova di questo spioncino smart della EZ Wiz, il DP2C. Oggi vedremo un altro modello sempre della EZ Wiz, infatti ho già qua la mia porta in miniatura per fare l'installazione e la prova di questa nuova versione. E la versione ragazzi è questa, il CP4. Rimane molto simile a quello che è il DP2C, ma ha sicuramente alcune caratteristiche molto interessanti, diverse appunto dall'altra versione. Anche il prezzo è diverso, questa costa un pochino di più, mi sembra costi intorno ai 160 euro, poi il prezzo varia con gli sconti di Amazon, comunque vi lascio qua sotto il link in descrizione. Ma adesso prima di andare ad analizzare cosa cambia dalla versione precedente e come si installa questa versione, andiamo prima a fare un veloce unboxing per vedere cosa c'è nella confezione. Allora, il monitor, che come vedete è molto simile a quello precedente, ma che ha dalla sua le novità principali per quanto riguarda questo spioncino. Poi troviamo la parte delle videocamere, del campanello, che rimane anche questa simile alla precedente con qualche miglioramento che vedremo tra poco. Poi troviamo la staffa di montaggio, che è cambiata totalmente rispetto all'altra versione. Poi qua sotto troviamo le solite avvertenze e certificazioni, altre certificazioni. Poi troviamo un adesivo di segnalazione, poi troviamo un cartoncino per l'assistenza EZ Wiz, poi troviamo il manuale di istruzioni multilingue, praticamente ci sono tutte le lingue, che ci spiega in maniera super veloce come installare l'applicazione EZ Wiz, disponibile sia per iOS che per Android, e come scannerizzare il QR code. Comunque roba super semplice che poi vedremo anche tra poco. Poi qua troviamo un piccolo metro di cartone che scorre, dove abbiamo all'interno tre tipi di vite diverse, o meglio le viti sono uguali ma cambia la lunghezza, perché ovviamente in base allo spessore della porta dovremo mettere le viti adatte, e da questo punto di vista rimane uguale all'altra versione che ho portato qua sul canale. E poi qua abbiamo un piccolo sacchettino con all'interno un cavetto micro USB per la ricarica ovviamente delle batterie che si trovano all'interno del monitor. Allora, dopo aver visto cosa c'è nella confezione, iniziamo a vedere da vicino questo spioncino smart della EZ Wiz CP4. Allora, il monitor, come abbiamo detto, è molto simile al precedente che ho qua, rimane molto simile esteticamente, ma cambia totalmente per quanto riguarda il display. Non nelle dimensioni, che rimane praticamente identico, ma cambia in una parte veramente importante. Questa versione CP4 è touch, mentre la versione precedente non lo era. Quindi era possibile sì utilizzare il campanello smart anche senza associare nessuno smartphone, senza avere una rete wifi, senza niente, lui funzionava tranquillamente lo stesso, ma se non gli associavamo lo smartphone e quindi l'applicazione EZ Wiz, non potevamo andare a configurare la maggior parte delle funzioni di questo campanello smart. Quindi le tantissime funzioni interessanti che hanno questi prodotti smart non potevamo andarle a configurare, quindi non si poteva utilizzare, ma era più limitato. Mentre con questa versione più moderna dal punto di vista appunto del display, possiamo configurare praticamente tutto con le icone che abbiamo nello schermo, ma tra poco lo vedremo da vicino. Poi lo spioncino rimane molto simile al precedente che ho qua, adesso ve lo faccio vedere, quindi vedete molto simili. La videocamera rimane la stessa, sempre una videocamera full HD a 1080, però con un angolo di visione più ampio. Per il resto poi totalmente uguale, sia per la forma che per l'estetica, praticamente non c'è differenza fra i due dispositivi. L'unica altra differenza che si nota è la spinetta di collegamento al monitor, che nella nuova versione della CP4 è una USB Type-C, mentre nella versione precedente avevamo un connettore con dei pin. L'installazione rimane semplicissima come prima, quindi non c'è da bucare niente, basta andare a rimuovere lo spioncino dalla vostra porta e basta, non c'è da bucare, non c'è da tagliare, non c'è da fare assolutamente niente, a meno che lo dobbiate mettere in una porta che non aveva già uno spioncino classico, quindi dovrete fare un buco come ho fatto io qua. Ma se avete una porta con lo spioncino classico, togliete lo spioncino, mettete questo, e adesso vi faccio vedere come fissarlo, non c'è da bucare assolutamente niente.
e ZBits ovviamente ha pensato ad un utilizzo veramente super facile e non invasivo per quanto riguarda l'installazione. Allora, per prima cosa andiamo ad installare la parte della videocamera, quindi facciamo passare la spinetta all'interno del foro della porta e facciamo entrare quello che è la parte di metallo della videocamera. Perfetto, una volta inserita basterà andare dall'altra parte della porta, scegliere le viti della misura giusta per lo spessore della nostra porta. Io prenderò quelle più corte perché questa porta in miniatura ovviamente non è molto spessa, quindi vado a prendere quelle più corte e a questo punto basterà iniziare ad avvitare le viti dentro nei fori filettati della parte di metallo della videocamera. A questo punto basterà andare a inserire la spinetta nella placchetta di plastica in dotazione e poi facciamo entrare le due viti nelle due feritoie partendo dal basso dove c'è, diciamo, l'incavo della testa della vite, e poi facciamo scendere il tutto e vedete che già è installata, praticamente non ho dovuto fare assolutamente niente. Adesso mi basterà solo andare a stringere le due viti, quindi a questo punto andremo solo ad inserire la spinetta sotto al display. Quindi a questo punto andiamo ad inserire il display nella placchetta, mi raccomando il cavo di farlo piegare bello piatto e andiamo a spingere verso il basso. Ecco fatto, è già tutto installato, avete visto che ci ho messo praticamente solo qualche minuto, veramente super semplice e soprattutto non invasivo. A questo punto basterà andare a accendere il display dall'unico tasto fisico che abbiamo. E qua abbiamo subito la schermata con le lingue. Qua possiamo, ovviamente essendo touch il display, possiamo andare a selezionare la lingua, quindi selezioniamo italiano, diamo conferma e adesso abbiamo già cambiato la lingua in italiano. A questo punto vedete che abbiamo qua tutte le icone che vi dicevo all'inizio, quindi la possibilità di andare a modificare qualsiasi cosa all'interno di questo dispositivo tramite le icone. La prima cosa che possiamo andare a modificare è quanto vogliamo che il display stia acceso, perché adesso vedete che dopo 10 secondi si spegne. Ovviamente questo è per un risparmio energetico, però nel mio caso attuale non mi interessa il risparmio energetico, quindi metto 30 secondi perché sennò mi si continua a spegnere. Qua possiamo andare ad attivare anche il sensore di prossimità dello schermo, quindi quando ci avviciniamo allo schermo lui si accende anche se non clicchiamo niente, quindi è un monitor che si attiva quando ci avviciniamo, un po' come succede con gli smartphone. E poi abbiamo la luminosità che adesso è a 5, vado ad alzarla così magari lo riuscite a vedere meglio, la metto al massimo. Ovviamente più la luminosità è alta più la batteria si consuma. Poi abbiamo la selezione giorno notte, quindi lui va a cambiare la luminosità dal giorno alla notte, se lasciamo auto deciderà lui. Poi abbiamo il monitoraggio, che è la cosa molto interessante. Ovviamente cos'è il monitoraggio? È quello che la telecamera fa oltre a essere lo spioncino, nel senso perché questo sia uno spioncino, quindi quando qualcuno andrà a suonare, come vedremo tra poco, viene subito l'inquadratura dalla videocamera di cosa sta inquadrando la videocamera. Ma possiamo usare anche questa videocamera come videocamera di sorveglianza. Praticamente lei ci avviserà con un segnale acustico, vedete suono di allarme, adesso lo provo ad attivare. Se io metto la mano davanti alla videocamera avete sentito il bip bip. Adesso è basso il volume, vado ad alzarlo, lo metto al massimo così magari lo sentite meglio, metto a 7, adesso faccio passare la mano. Avete sentito il bip? Questo è perché qualsiasi cosa si muova davanti alla videocamera ci avvisa con questo bip. Ovviamente possiamo disattivarlo e attivare solo rilevamento intelligente. Rilevamento intelligente cos'è? È il rilevamento di movimento, ma di una figura umana. Quindi la videocamera dello spioncino ci avviserà di un movimento fuori dalla nostra porta solo quando sarà quello di una figura umana. Quindi qualsiasi altro movimento in teoria non dovrebbe esserci segnalato. Tutte queste segnalazioni, come vedete, ci arrivano nel display, ma se poi dovessimo andare ad associare, come vedremo tra poco, l'applicazione EZBits con lo smartphone, tutti questi avvisi ci arriveranno anche direttamente nello smartphone, come succedeva anche con la versione che avevo già portato qua sul canale, o come succede con qualsiasi videocamera di sorveglianza. Come vi ho detto, con questa versione se si vuole non è necessario utilizzare l'applicazione. Ovviamente con l'applicazione possiamo rispondere al campanello anche quando siamo fuori di casa e vedere chi c'è fuori dalla nostra porta anche quando non siamo in casa, perché lo vedremo dallo smartphone. Poi abbiamo campanello, quindi
abbiamo il tipo di suoneria, possiamo cambiare tra varie suonerie il volume del campanello, quindi se questo è quello che abbiamo attualmente, ha suonato perché ho regolato il volume, lo posso alzare fino a 7, che è questo. Quindi questo è il campanello, quindi se io vado a cliccare il tasto del campanello, che è quello dove c'è la videocamera, che poi dopo giro la porta e ve lo faccio vedere, questo è quello che sentiamo quando qualcuno ci suonerà per segnalare che è fuori dalla porta di casa nostra. Quindi abbiamo il volume, abbiamo la spia LED del campanello, perché sul tasto del campanello c'è un'illuminazione a LED che adesso tra poco vedremo, che appunto possiamo andare a attivare o disattivare. E poi, come vi ho detto, ci sono vari tipi di suoneria che possiamo selezionare. Vedete, ce n'è veramente una lista abbastanza lunga, sono tipo 6 o 7 suonerie, quindi veramente possiamo scegliere quella che più ci aggrada. Adesso rimetto la prima, che è quella che a me mi gusta di più. Adesso abbiamo rete. Rete cos'è? È la rete Wi-Fi, quindi il campanello può essere connesso alla nostra rete Wi-Fi. Ovviamente per far funzionare l'applicazione ZViz dello smartphone dobbiamo per forza avere una rete Wi-Fi, altrimenti lui funzionerà così come l'avete visto adesso. Ma se voglio andare a collegare questo campanello smart alla mia rete domestica, basterà andare a selezionare una rete. Vedete che adesso lui ha trovato le varie reti che riesce a ricevere qua da me. Vado a selezionare la mia, ok? Vado ad inserire la mia password. Perfetto, adesso lui sta facendo l'accesso alla mia rete Wi-Fi, Netgear 91, che è la mia rete Wi-Fi, quindi a questo punto siamo connessi. Qua abbiamo data, qui abbiamo la data e l'ora, ed è importante avere la data e l'ora perché se dovessimo andare a mettere la micro SD, perché questo monitor, come l'altra versione, ha lo slot per la micro SD, quindi inserendo una micro SD ogni volta che lui rileva un movimento registrerà dei piccoli video che vengono memorizzati appunto sulla micro SD, che ci potrebbero venire buoni nel caso ci sia stato qualche problema. La data e l'ora, se siete connessi alla rete Wi-Fi, verrà rilevata automaticamente, quindi si imposterà automaticamente, mentre se non siete connessi alla rete Wi-Fi potete selezionare imposta manualmente, quindi metterete voi l'ora e la data, che da lì in poi ovviamente poi andrà da sola, però l'ora e la data di inizio la metterete voi. Poi abbiamo batteria, qua abbiamo come ricaricare la batteria, quindi per ricaricare la batteria dobbiamo andare a sganciare il display e collegare il display a una presa USB, micro USB, per la ricarica. Questo display con le sue batterie da 4800 mAh dura davvero tanto, però ovviamente dipende dall'utilizzo e quanto tenete il display acceso. Fondamentalmente il tempo è variabile dato appunto dalla quantità di tempo in cui lui sta acceso e con quanta luminosità lui sta acceso. Torniamo indietro, abbiamo memoria, qua ovviamente adesso non mi dà nessuna memoria perché non ho dentro nessuna micro SD inserita nella sua slot, ma se avessi inserito una micro SD qua avrei la capacità di memoria e quanta memoria residua ho disponibile. Poi qua abbiamo l'ultima voce, che è firmware. Qua se siamo connessi alla rete Wi-Fi basterà fare aggiorna online e lui ricercherà gli aggiornamenti. Nessun pacchetto di aggiornamento firmware, perché ovviamente l'ho appena fatto l'aggiornamento, quindi non ce n'è. E qua vediamo un QR code. Questo QR code vi servirà se volete collegare questo campanello smart alla vostra applicazione ZViz nello smartphone. Basterà andare a aprire l'applicazione ZViz, come ho già detto, disponibile, come vi ho già detto, sia per iOS che per Android. Una volta aperta andremo a fare più in alto a destra, aggiungi dispositivo, selezioniamo spioncini, quindi basterà andare a inquadrare il QR code ed ecco che vedete che subito è stato rilevato CP4, faccio aggiungi e ho già aggiunto il dispositivo. Avete visto che semplicità, ed ecco, vedete già che la telecamera sta inquadrando. Adesso vi faccio vedere la mia mano qua dietro, vedete, ok. E qua abbiamo praticamente tutte le stesse impostazioni, forse ce n'è qualcuna in più rispetto al menu del dispositivo che abbiamo attaccato alla porta, ma bene o male ci siamo. E la cosa interessante è questa, che se io vado a suonare il campanello, qua si accende il display e vedete che subito è partita la chiamata, quindi oltre che vedere dal display, perché ce l'avevo aperto in questo momento, ma anche se fosse stato chiusa l'applicazione, vedete che ZViz mi sta chiamando, quindi io posso, andando a cliccare qua, rispondere alla chiamata. Quindi adesso vedrò cosa vede lei,
ma posso parlare. Sentite che adesso c'è tutto il giro di voci, perché io parlo qua e si sente fuori dallo spioncino, cioè chi mi sta sentendo pensa che io sono in casa, ma in realtà non lo sono. Quindi posso rispondere o posso vedere chi è che sta suonando. Ovviamente in questo caso potrebbe essere la mia mano, vedete, eccola qua la mia mano. Adesso vado a interrompere perché sennò non si capisce più niente. Ok, o altrimenti potrei vedere tutte le notifiche di segnalazione di avviso di figura rilevata fuori dalla mia porta, che mi arriverà direttamente nello smartphone o anche nell'orologio, quindi veramente avremo tutto sotto controllo. Adesso volevo farvi vedere la parte dello spioncino, che in realtà non vi ho ancora fatto vedere, che è da questa parte, perché ovviamente o vi faccio vedere una cosa o l'altra, visto che è una porta. Vedete qua c'è una luce a LED intorno al simbolo del campanello, che è quella che dicevamo prima, che si può attivare, disattivare, e secondo me ha più senso lasciare illuminate di blu perché fa capire che dobbiamo andare a suonare lì, perché non si suona più il campanello che avevamo nel muro dove ci sono gli interruttori della luce, ma si dovrà suonare qua. Quindi ok, questo è il senso di questo spioncino smart. Però avete visto con che facilità, qua è partita la chiamata ovviamente come prima, vado a interromperla, però avete visto con che facilità di installazione, senza andare a rovinare, danneggiare, modificare niente, come ho installato questo spioncino smart della EZViz. Quindi ragazzi, spero che questo mio nuovo video in cui vi ho portato questo nuovo spioncino smart della EZViz, il CP4, vi è piaciuto, spero che vi sia stato utile. Se è così ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime, spoiler dei prodotti, anche ovviamente di lui erano arrivati spoiler. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti il drone e tutta la tecnologia in generale. Infatti spesso e volentieri trovate i prodotti EZViz quando sono in offerta. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!